Bellini, Ispra, ho partecipato a tutte le cose che sono state dette prima, quindi non farò chiaramente a ripetere il significato, i percorsi, eccetera. L'organizzazione della tavola rotonda prevede adesso la partecipazione di rappresentanti delle piattaforme così come sono state illustrate precedentemente. Purtroppo manca un rappresentante, la piattaforma 5 in particolare, di contaminanti negli organismi e nel pescato, e ognuno di loro ora avrà alcuni minuti per esporre in maniera assolutamente sintetica i risultati del lavoro di queste piattaforme. Dopodiché si aprirà il dibattito, quindi la possibilità di ciascuno di voi di intervenire, di chiedere approfondimenti e di spiegazioni circa il risultato di questo lavoro. Cominciamo con la piattaforma 1, il dottor Tunesi. No, la 2. Ah, scusami, è il dottor Giovanardi, Franco Giovanardi. Al fine di poter riconoscere anche specie
mi riferisco alla, soprattutto al marmore antico, non sia tutto che so, perché altrimenti qualcuno ha detto che l'ecologia è fatta di condizioni specifiche e abbondanza. Se si fa soltanto l'abbondanza senza la condizione specifica, diciamo c'è un grosso gap da colmare. Quindi in termini di gap da colmare, la piattaforma. Pochi minuti, diciamo, ne hai consumati due. La piattaforma, diciamo, la lacuna conoscitiva che dobbiamo colmare è di duplice natura. Una è sicuramente quella di andare a mettere dei numeri, dei valori, nutrienti, clorofilla, eccetera, in aree dove non ci sono dati. Voi sapete che la 979 ha considerato soltanto una fascia perché lì è tornata la sostanza con la 500 metri della riva, ma anche per quanto riguarda i nutrienti, i 3 km della riva, se si fa eccezione per campagne di misura, di indagini condotte da istituti, università, eccetera, ma comunque che non entrano nella fattispecie del monitoraggio, purtroppo molti dati non abbiamo. Abbiamo dovuto utilizzare i dati del telerilevamento che chiaramente funzionano con la clorofilla, ma voi potete ben capire che quando si parla di concentrazione del azoto fosfo il discorso è molto complicato. E quindi tenere questo monitoraggio deve sicuramente andare a confermare questo dato conoscitivo. L'altra diciamo, faccia della medaglia è che quando anche noi avessimo raccolto tutti i dati, la direttiva ci chiede di esprimere dei giudizi, cioè di fissare dei valori soglia di un qualcosa che di per sé è difficilmente classificabile. Cioè, mi riferisco al discorso del fitoplancton. Noi abbiamo indicato come indicatori diciamo, gli andamenti stagionali, eccetera, ma altrimenti che sono diciamo, è già difficile capire come funzionano le cose oltre il miglio nautico e dobbiamo anche scegliere un indicatore, un indice che sia a prova, cioè che sia sensibile, che effettivamente ci dica se siamo in buono stato oppure no. Tanto per dare l'idea di quello che tutti noi insieme siamo chiamati noi a fare. Questa è un'immagine diciamo, dei tre bacini mediterraneo, il bacino italiano, l'Adriatico, il Tirreno e il Mar Ionio. Il lessico utilizzato è un lessico che ha origine dalla limnologia, dalla storia dei laghi, e quindi ha una valenza soprattutto di tipo qualitativo più che quantitativo. Quindi quando non so, nel basso Tirreno è indicato olivo trofico, chiaramente questa scala non vengono indicate individuate le aree critiche che sono in generale la fossa di grandi fiumi, Tevere, Arno, Morro, ma anche altre aree densamente popolate, fortemente urbanizzate, quali il Golfo di Napoli, l'Opposa del Sano e così via. Quindi su questo discorso viene poi data la libertà diciamo, a chi deve condurre il monitoraggio di individuare i transetti. I transetti che mediamente sono circa una sessantina, tenendo conto che il lavoro da fare si deve andare in qualche modo a sovrapporsi a quello che già le regioni devono fare per la contemperanza di altre normative vigenti, in particolare alla 152/2006 che restituisce poi la direttiva quadro. Quindi matrice acqua, l'abbiamo diviso in due parti, cioè l'ambito costiero e l'ambito offshore. In questa diciamo, sintesi sono indicate le varie tipologie di parametri da raccogliere. I transetti sulla specie di chiavetta che uno di voi ha.
c'è indicato anche il discorso del, in ambito offshore. In ambito offshore, direi che mentre sotto costa, fino alle 12 miglia nautiche, gli enti, diciamo, chi farà poi il monitoraggio, saranno le agenzie, il sistema agenziale, cioè, oltre le 12 miglia ci sarà invece il conismo del CNR e l'INEA, eccetera, che potranno occuparsi di questo tipo di monitoraggio. Non è stato ufficialmente diciamo, quantificato in termini di costo, in termini di frequenza, eccetera, questo tipo di monitoraggio, perché è ancora un po' tutto, secondo me, da decidere, tenendo conto che non riguarda soltanto la metà del nuovo, ma riguarda anche gli altri descrittori, gli altri metà del mondo. Cioè, quando si esce con una nave in alto mare, bisogna cercare di ottimizzare, quindi di raccogliere il massimo dei dati possibili che possono corrispondere non soltanto a questo particolare tema di Telasio, ma anche agli altri scrittori. Questa è la matrice Plankton, in pratica l'abbiamo già discusso prima, la necessità di inventarsi tecniche nuove per riuscire a rendere, diciamo, la classificazione, per riuscire a classificare anche quello che è non riconoscibile, diciamo, con il classico metodo Uttermole del microscopio del rovesciamento. Questo è uno schema, diciamo, dei branchetti di misura che sono indicate 0,3 e 0,5 miglia nautiche, in pratica 1,5 miglia nautiche, in pratica 523 km che sono già le stazioni di misura coperte dalla 152 e oltre. Vabbè, anche qui sui tutti spiaggiati, io penso che i colleghi della Toscana hanno già dato grande rilevanza alla tematica. Ci sono almeno di 100 tipologie diverse di carte di rifiuto e penso che non so se sono già stati studiati, si dovrebbero già essere tanto misure di questo tipo, quindi si tratta finalmente di coprire l'intero, diciamo, sviluppo della nostra penisola con questi dati, ma direi che non parlo di controllo. Grazie, dottor Giovanardi. Passerei velocemente alla piattaforma 2, il programma 2, habitat del fondo marino e biodiversità. Leonardo Tunesi. Buon pomeriggio a tutti. L'obiettivo di questa presentazione è fondamentalmente di interessarvi alla consultazione e quindi aiutarvi un po', diciamo, nella fruizione del sito per poter poi arrivare al famoso questionario che vi ho presentato prima della tavola rotonda. Il suo programma 2, come abbiamo detto, diciamo, l'obiettivo è fondamentalmente quello, diciamo, di queste piattaforme, di questi programmi, dove è possibile andare a mettere insieme attività di rilevamento in campo, in mare, che possono essere condotte con le stesse uscite, in modo da ottimizzare quelli che sono i costi in uomo, ore uomo, personale, nave. Con due obiettivi principali, in relazione alle carrellate che sono fatte sulle diverse componenti della strategia marina, per un primo aspetto è stato visto che, diciamo, è stata affrontata una valutazione iniziale dello stato delle acque, ma anche delle conoscenze disponibili, e nell'ambito di questa valutazione iniziale è stato possibile anche identificare la presenza di alcuni gap conoscitivi che poi sono stati ulteriormente classificati in funzione della loro importanza. Alcuni gap sono stati ritenuti particolarmente importanti e da questo punto di vista quindi diventano il loro superamento diventa uno dei primi obiettivi di queste attività di monitoraggio. Già che si ha l'occasione di poter andare in mare, beh, intanto si raccolgono con le informazioni che vanno a colmare i gap veramente gravi e nel contempo iniziare a ragionare su quella che è la raccolta dei dati fondamentali per valutare
quanto ci si riuscirà ad avvicinare o si riuscirà a mantenere il buono stato ambientale, quello di cui hanno gli obiettivi del 2020. Per cui, molto, questo diciamo come schema, perché adesso diciamo, presenterò molto brevemente una serie di slide su quelli che sono gli argomenti sui quali è diversificata il sottogramma 2, che è fondamentalmente legato alla biodiversità e all'influenza delle attrezze italiane, dell'influenza diciamo, dell'impatto antropico sui fondali, e che ha fondamentalmente quattro sottoprogrammi, uno legato al vento e soprattutto diciamo, alle sue relazioni popolamenti bentonici, la fauna ittica, mammiferi e rettili marini e avifauna. Come ci è stato presentato questo pomeriggio, a questa piattaforma hanno collaborato rappresentanti degli enti qui in elenco e in particolare voi per proprio rappresentare il contributo delle specificità dei singoli sub-basin per ogni sottobacino c'è il rappresentante di un'agenzia regionale dell'ambiente, ad esempio per il sottobacino occidentale i colleghi della Toscana. Quindi, sulla base dello schema che vi ho accennato prima, per quello che riguarda il Ventos, i temi informativi identificati come veramente importanti da colmare sono stati le condizioni diciamo, di questo habitat, gli ambiti tettonici, soprattutto in ambito offshore, lontano dalla costa. E qui c'è un'immagine, ad esempio, dei coralli bianchi, di cui ha parlato prima il collega Fabrizio Serena, ma anche diciamo, dell'importanza degli attrezzi persi, delle reti fantasma, soprattutto sui fondi duri. Sui fondi diciamo duri occasionali e nel contempo però per quanto riguarda le attività previste le principali nell'ambito di questo piano di monitoraggio avrete modo di vedere sul sito sono sale e funzioni dati morfobatimetrici perché in realtà sono diverse attività di studio è previsto che vengano condotte a livello di sottobacino in zone specifiche chiamate assessment areas. Quindi per queste aree di valutazione scelte per le loro particolarità, specificità, però è anche importante avere un'informazione di base omogenea e aggiornata su quello che in questo caso è la distribuzione degli habitat bentonici. E poi una serie di transetti ROV per raccogliere immagini poi da analizzare e monitoraggio della forma d'acqua che in alcuni casi, come per i coralli bianchi, è anche previsto di mettere diciamo, delle fotografie per vedere la fauna ittica o la fauna diciamo vagile associata a questo. Tutto questo ovviamente è collegato, come descrittore 1, biodiversità, al descrittore 6, integrità del fondo marino. Altri habitat importanti bentonici sono i coralligeni, di cui ho già parlato prima, in particolare con la presentazione della Regione Toscana. Una logica diciamo, di intanto avere indicazioni di base sulle reali estensioni di questo habitat nelle zone di popolazione. E poi una serie di dati invece che potrebbero essere raccolti per il monitoraggio. Ovviamente non può mancare la Posidonia oceanica, habitat prioritario della direttiva habitat, per cui, come si è detto prima, è fondamentale che la strategia marina metta a sistema le diverse attività di monitoraggio, le priorità delle altre direttive. Beh, in alcuni casi ci sono ancora dei gap informativi in relazione alla distribuzione di questo habitat, perché per alcune regioni, come ad esempio per la regione toscana, la cartografia della Posidonia è stata realizzata proprio nel primissimo gruppo di regioni per quanto riguarda la Posidonia costiera, poi ci sono aggiunte le piccole isole, poi le isole più grandi, però diciamo che in alcuni casi è importante, dove possibile, avere degli aggiornamenti per controllare che poi la linea superiore e inferiore dello stato di misura della Posidonia sia con, diciamo, a buon punto e ci sono una serie di attività previste che vanno diciamo da l'impiego di strumentazione che permette diciamo di cartografare i limiti superiori di Posidonia sino diciamo ad analisi diciamo di comparazione tra le aree protette e aree invece normalmente fruibili. Un ulteriore habitat importante proposto diciamo per l'attività di monitoraggio della strategia marina e sono i fondi a Moher o i fondi a Rodolini che peraltro caratterizzano anche importanti tratti dei fondali della Toscana e qui è importantissimo, un po' come ha già accennato il collega in precedenza, anche riuscire a mettere in prospettiva delle metodologie e dei dati in remoto, quindi mediante i punti di ma anche quelli di questo tipo, che consentano in pratica di indagare a vasta scala aree che poi possono essere appunto
cui studio può essere poi approfondito con metodologie più specifiche, specificatamente mirate per questo tipo di habitat, caratterizzato da una ricchezza di specie arcane veramente grandissima. Altri aspetti importanti per quello che riguarda gli habitat sono diciamo, l'estensione degli habitat di fondo mobile, la strategia marina, in particolare le file che vengono analizzate, anche quelli che vengono chiamati predominant habitat, e quindi vanno prese in considerazione anche quelle che sono, diciamo, le estensioni di questi principali habitat, anche perché questi sono quelli che sono maggiormente soggetti anche ufficialmente alle attività di prelievo, ad esempio con attrezzi prenati, con lo strascico, per cui diventa importante caratterizzare lo stato di salute in modo da poter rivalutare anche l'impatto, l'eventuale impatto o l'azione dell'attività di pesca su di loro. Abbiamo previsto anche in tutta la lista delle specie protette bentoniche elencate negli annessi della direttiva habitat, due specie protette, diciamo, il cui studio può essere, diciamo, più agevole e che peraltro poi caratterizzano come materia d'origine anche alcune isole dell'arcipelago toscano, e la Pinna nobilis, per vedere sia i gap che le attività previste, questo a livello di centri flash. Tutto questo in realtà, come dicevo, la presentazione era fondamentalmente l'obiettivo è quello di stimolarvi nella consultazione della documentazione che poi è sul sito lista, diciamo, sul sito dedicato alla strategia marina. Per quello che riguarda le specie non indigene, ci sono due componenti principali, quelle che un tempo chiamavano anche specie aliene, no? Adesso è una logica di politically correct, non sono alieni, ma non indigene, e anche in questo caso, diciamo, i gap informativi sono diversi e alcune, diciamo, ci sono alcune attività previste che sono abbastanza interessanti e che siano importanti per riuscire a colmare, a monitorare il fenomeno dell'espansione di queste specie, sia in generale, come nella slide che ho visto in precedenza, sia facendo attenzione in particolare a quelle che potenzialmente poi hanno anche una componente invasiva, per cui un po' come a suo tempo l'opinione pubblica aveva conosciuto le famose caorerbe, in particolare la caorerba taxifolia, no? Cioè anche che non erano delle nostre acque, che in realtà hanno iniziato ad espandersi a scapito di specie, invece, diciamo, come la posidonia, che in realtà molto non è successo, ma che invece sono addirittura endemiche dei nostri mari. Per quello che riguarda qui l'analisi esiste in una logica di biodiversità e quindi, fermo restando la componente dello studio della paleontica importante per terminare che poi verrà presentato successivamente, qui con il descrittore 1 abbiamo posto attenzione sulla componente della fauna ittica costiera che può essere studiata mediante censimenti visuali e che diventa un elemento fondamentale per quello che è anche il turismo, la blue economy, il turismo nelle aree marine e nelle aree costiere, perché sappiamo che un popolamento ricco in specie e soprattutto caratterizzato da specie top level, diciamo, come ad esempio le cerne piuttosto che altre specie particolarmente vistose, costituiscono una componente veramente molto importante anche per caratterizzare il turismo costiero. Molto importante, diciamo, a livello di strategia marina, molta enfasi data alle specie apicali, cioè in questo caso ad esempio i mammiferi e i rettili marini, perché in realtà lo stato di salute di queste popolazioni, delle popolazioni di queste specie, tutte specie peraltro protette, è anche un po' una cartina di tornasole di quello che è lo stato dell'ambiente marino. E giusto per concludere, l'ultima slide, quella relativa alla bifauna marina, che in particolare a livello, diciamo, di arcipelago toscano, delle acque del bacino sud-italiano occidentale, e tra le più studiate e ospita tutta una serie, diciamo, di colonie di specie meteo di protezione che devono essere opportunamente monitorate, che già lo sono, che a questo punto il cui studio dovrà essere ulteriormente potenziato. Io avrei finito, poi rimango a disposizione per Ringraziamo anche il dottor Bonessi per essere stato contenuto nei tempi, ma molto, molto dettagliato anche nell'esposizione. Piattaforma numero 3, pesca, dottor Paolo Sartor.
Buonasera, sono Paolo Sartori, del Centro di Biologia Marina di Livorno e ho partecipato ai lavori del gruppo di lavoro che si è occupato prima della valutazione delle varie artemiche del GES e poi anche della proposta del piano di monitoraggio. Il coordinatore del gruppo di lavoro, la dottoressa Maria Teresa Spedicato della Polizia di Bari, non ha potuto partecipare perché è impegnata a un precedente incontro. Come chi mi ha preceduto, io farò una brevissima descrizione di come è stato impostato il piano di monitoraggio per dare appunto a voi un insieme di conoscenze appunto per poter valutare in sede di consultazione e poter esprimere il vostro parere e le vostre integrazioni. Alcune considerazioni generali, diciamo, di quali sono stati gli obiettivi del piano di monitoraggio e di quali appunto i metodi e le metodologie che abbiamo proposto di mettere in campo per studiare le risorse. Il descrittore, in particolare la piattaforma 3, quindi risorse ittiche, ma in particolare risorse sfruttate dalla pesca, ha una forte connotazione non solo ambientale ma anche economica, perché appunto si parla di sfruttamento commerciale. Quindi è un descrittore che, come vedrete, prevede un'interazione molto importante di varie discipline, di varie componenti. Ovviamente siamo partiti come punto di riferimento da quella che è stata la valutazione, quindi la definizione del GES, di quelli che sono stati i target, dopo un lungo lavoro che abbiamo fatto diciamo in interazione con il Ministero dell'Ambiente, ma anche il Ministero delle Politiche Agricole, che è il Ministero, diciamo, in questo caso per quanto riguarda le politiche della pesca, il Ministero che si occupa in primo luogo del monitoraggio, che sono stati inviati assieme ai target alla Commissione a Bruxelles ad aprile di quest'anno. Ovviamente il piano di monitoraggio tiene in considerazione anche una serie di proposte che dovranno essere elaborate in futuro per i prossimi GES e target. Come è stato detto da chi mi ha preceduto, tutti questi piani di monitoraggio devono tenere in considerazione tutte le attività in essere, tutte le attività di studio di monitoraggio che già esistevano, diciamo, a prescindere dalla Marine Strategy. E nel caso della pesca, delle risorse ittiche, come molti di voi credo sappiano, esiste un'attività che ci portiamo dietro in maniera standardizzata ormai da più di 10 anni, che origina da un regolamento comunitario specifico, la cosiddetta data collection. Prima si chiamava DCR, Data Collection Regulation, ora si chiama DCF, Data Collection Framework. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Unione Europea, per regolamento comunitario, impone a tutti gli Stati membri di monitorare, secondo un protocollo standard, tutte le varie componenti delle risorse ittiche. Quindi dati cosiddetti fishery dependent, dati socio-economici e quant'altro. Quindi il piano di monitoraggio che è stato impostato tiene conto vuole integrare questo piano di monitoraggio comunitario che è già esistente. Quindi è importantissimo utilizzare a questo punto la base conoscitiva, ma soprattutto integrarla e svilupparla maggiormente, tenendo in considerazione di quelle che sono le finalità della Marine Strategy e le finalità per il giungimento e il monitoraggio del GES e dei target. Un'altra cosa che è stata presa in considerazione nell'elaborazione del piano di monitoraggio, che poi brevissimamente vi racconto, è un altro contesto, che è quello che si chiama ecosystem approach, cioè l'approccio ecosistemico nel valutare e nel monitorare tutto l'insieme della pesca, quindi dalla parte commerciale alla risorsa, alle componenti trofiche, a tutta la parte di modellizzazione. Quindi voler rispondere a queste indicazioni che in pratica ci indicano di lasciare un po' l'approccio antropocentrico del pescatore che sfrutta in maniera diretta la pesca, ma considerare l'ambiente in maniera più integrata. Brevissimamente vi descrivo in maniera velocissima come è strutturato il piano di monitoraggio. Vedete che è abbastanza complesso, quanto è complesso il compartimento che vogliamo valutare.
In pratica abbiamo individuato 13 sottopiani, alcuni, chi di voi lavora nel monitoraggio delle risorse ittiche vedrà che sono praticamente ricalcano alcune linee d'azione della raccolta dati comunitaria, come per esempio il PD3, quindi tutti i monitoraggi delle specie sfruttate della pesca commerciale attraverso diversi approcci. Ora purtroppo non posso andare nello specifico, però quando si parla di fishery independent vuol dire che è un approccio di valutazione in cui è il ricercatore che imposta il campionamento indipendentemente da quello che avviene nella pesca. Un fishery independent invece è un'osservazione che viene fatta a bordo di pescherecci commerciali, quindi si monitora oppure andare ai mercati della pesca e rilevare certi dati. Quindi sono approcci che ricalcano esattamente l'interazione tra lo sfruttamento della pesca e la risorsa. Poi ci sono attività un po' più innovative rispetto alla piattaforma DCR, Data Collection, che per esempio riguardano il modulo pesca IUU. IUU sta per Illegal Unregulated Unreported, quindi sono tutti quei dati che ad oggi ci sfuggono e quindi è prevista un'azione mirata a cercare di intercettare anche queste informazioni che sono molto importanti. Quanto lo è importante anche la pesca ricreativa. La pesca ricreativa è un'altra fonte di mortalità da pesca e di sfruttamento per le nostre risorse che ad oggi è ancora poco nulla conosciuta. Così via, andando avanti, quindi aspetti più metodologici come per esempio lo sviluppo di indicatori, lo sviluppo di nuovi test, ci consentiranno di affinare meglio le metodiche per stimare il GES, fino a monitoraggi integrativi sui rifiuti. Chi mi ha preceduto ha descritto già esattivamente quali sono gli obiettivi per lo studio dei rifiuti, quindi studi dei rifiuti secondo diversi approcci, sfruttando le campagne di pesca, quindi raccogliendo i rifiuti che vengono raccolti dai pescherecci, oppure con azioni molto più individuali, individuate e particolari, per esempio utilizzando anche rettili marini e tartarughe, che possono essere degli ottimi strumenti per monitorare la presenza e quanto, avete visto, quanto possono concentrare certi particolari tipi di microplastiche e così via. Alcuni brevi commenti. In un modulo, per esempio, il modulo specie sfruttate della pesca commerciale, sulla base di indicazioni proprio della Magistratici, abbiamo voluto enfatizzare e dare ancora più risalto alla parte socio-economica, quindi non solo al monitoraggio e alla raccolta dei dati, ma anche allo sviluppo di modellizzazione bioeconomica, quindi mette in relazione tutto il sistema e tutti i parametri biologici, economici e anche sociali. Questa tra l'altro è anche una specifica richiesta che ci fa la strategia marina e non era contemplata nelle fasi iniziali anche della stessa raccolta dati. Allo stesso tempo abbiamo previsto per esempio l'integrazione di esistenti campagne di ricerca, la famosa campagna Merit per le risorse commerciali, la campagna che si chiama Medias per la valutazione dei piccoli pelagici, l'estensione della campagna Solomon che ad oggi viene fatta solo in medio under di rapido per le solite e così via. Ovviamente tutto questo sarà molto importante per avere dei dati più standardizzati, più integrati, ma non dovrebbe appesantire più di tanto anche dal punto di vista economico per quello che riguarda il monitoraggio, perché per esempio l'estensione di Merit, l'estensione di Medias e l'estensione di Solomon sono degli elementi già in discussione con la Commissione per quanto riguarda la data collection. Quindi non è un aggravio, o perlomeno non lo sarà negli anni a venire per quanto riguarda la Magistratici. Probabilmente lo potrà essere nelle prime fasi, ma non nelle fasi successive. Ovviamente avete visto questi 13 piani, ognuno prevede una sua articolazione, l'individuazione di scrittori, l'individuazione di parametri e di indicatori. Ora purtroppo non posso descriverne uno a uno, ma credo che questo breve excursus che ho fatto vi serva un pochino a farvi un'idea di come viene stato impostato il lavoro. Ovviamente poi dopo ci sarà la discussione sulla qualsiasi domanda o chiarimento. Grazie.
grazie a Paolo Sartor. Passiamo alla piattaforma 4, contaminanti ambientali e input di nutrienti, e il professor Mazzola. Integrati gli attuali programmi di monitoraggio regionali che vengono fatti
sugli incarichi di nutrienti provenienti appunto dagli impianti di acquacultura, e quando questi programmi ci possono, evidentemente devono essere previsti. Sono dei programmi sito specifici prevalentemente, che tengono conto di tutta una serie di caratteristiche peculiari dell'area, delle attività geotecniche, di massa elevata e così via, per ogni assessment areas verranno individuati delle tipologie di allevamento che verranno ovviamente confrontate per cercare di individuare elementi di criticità legati soprattutto a queste specie che vengono allevate. I parametri sono i carichi di azoto e fosforo, oltre anche ai carichi di carbonio, prevalentemente per quanto riguarda i sedimenti, assieme a fosforo totale e azoto totale. Altro programma è quello dei contaminanti ambientali, con altri 4 sottoprogrammi. Il primo è quello della concentrazione dei contaminanti, in particolare l'obiettivo è quello di colmare i gap informativi relativi alla mancanza di copertura geografica o dati eterogenei, per esempio esistenti, o scarse informazioni che si hanno su alcune categorie di contaminanti. Quindi ci sarà una stretta correlazione con delle altre piattaforme, per esempio la piattaforma 5 o la piattaforma 3, per quanto riguarda gli organismi, ora guarderemo un pochino anche questi aspetti del biota, e quindi soprattutto come poi questi contaminanti si trasferiscono, si possono trasferire lungo la catena alimentare e quindi essere anche dannosi per la salute. Le zone di monitoraggio saranno zone di monitoraggio che evidentemente non dovranno sovrapporsi con quelle già attuate, ma dovranno essere delle nuove aree di monitoraggio, comunque tener conto di quello che è già fatto, di quello che viene fatto. Si cercherà di individuare delle aree con delle tipologie di zone diverse, per esempio delle zone non contaminate, quindi già all'interno di GES, o delle tipologie con delle situazioni relativamente compromesse, ovvero delle situazioni fortemente compromesse. Anche qui andranno fatte delle indagini nella colonna d'acqua, nei sedimenti e anche nel biota. Soprattutto per il biota ci sarà una netta e forte sovrapposizione, integrazione con altre piattaforme, soprattutto la 3, come dicevo poco fa, e anche la piattaforma 5 che sentiremo a breve. I parametri monitorati saranno alcuni contaminanti che vengono individuati e che sono obbligatori, legati alla priorità, a tutta una serie di priorità e quelli che possono essere individuati come standard di qualità ambientale. I target operativi saranno elaborati e quindi saranno legati a calcoli attraverso degli indici integrati. Oltre al programma di contaminazione verranno valutati anche gli effetti attraverso i gap informativi su quanto è stato fatto fino adesso, e verranno anche qui integrati con altri sottoprogrammi. L'ultimo sottoprogramma è quello degli input dei contaminanti, che dovranno ancora una volta coinvolgere indicatori di pressione relativi ai descrittori, sia 5 in questo caso anche al descrittore. L'ultimo sottoprogramma, che esula un pochino da quello esistente, è quello sui radiolumini, che dovrà andare a misurare i livelli di conoscenza dei radiolumini nucleari naturali, scusate, artificiali, che riguardano alcune aree, in particolare alcune aree che sono state indicate come zone di monitoraggio strategico.
Grazie anche al professor Mazzola. Dunque, per il programma 5, come avevo anticipato, purtroppo manca il collega referente della piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità tra contaminanti e prodotti destinati al consumo umano, quindi rimandiamo al documento che è stato detto che è messo a disposizione. Andiamo direttamente al 6, condizioni idrografiche. La dottoressa Delfanti dell'Enea, che prego di brevità anche lei. Buongiorno, io sono Roberta Pettanti del Centro Ricerche Ambiente Marino del Veneto di Spezia. Rappresento qui la mia collega Paola Picco, che era capofila di questo programma 6 condizioni idrografiche. Alla elaborazione del programma hanno partecipato gli enti di cui si è parlato prima, di creata in rappresentanza delle tre principali sottoregioni, da Calabria per fare più quindi l'Italia dell'Adriatico e Toscana per il Mediterraneo occidentale. Questo programma di monitoraggio è relativo ad un descrittore, il descrittore 7, un poco atipico, che recita esattamente così: la modifica permanente del regime geografico dovuta all'attività antropica non influisce negativamente sugli ecosistemi marini. È un descrittore un po' atipico perché si riferisce innanzitutto a nuove attività, ha valutato l'impatto sull'ambiente circostante e sugli ecosistemi, di nuove attività che interessano un'ampia scala spaziale. Tipicamente si fa riferimento a grandi costruzioni come i parchi eolici offshore oppure porti, aeroporti, isole artificiali, quindi infrastrutture di grande impatto ambientale e soprattutto nuove infrastrutture che creano delle alterazioni permanenti sull'ambiente circostante. Per questa ragione è molto importante nella definizione del programma di monitoraggio tener conto che un ruolo centrale per la valutazione dell'impatto sarà svolto da modelli di previsione che dovranno darci un'idea delle conseguenze della costruzione di queste infrastrutture. Il programma di monitoraggio, quindi relativo a questo descrittore, è un programma che è stato concepito e messo a punto tenendo conto che i dati che verranno raccolti dovranno non soltanto costituire le condizioni iniziali contro le quali andremo a valutare le alterazioni, ma anche dovranno essere sufficienti a inizializzare, validare e calibrare i modelli di previsione. L'approccio metodologico che è stato adottato è schematizzato qui. Quindi in relazione a nuove attività che si propone di realizzare, verranno verificati sia dal piano nazionale di monitoraggio che eventualmente da un monitoraggio ad hoc per alimentare delle simulazioni numeriche che daranno un'informazione sull'estensione spaziale delle alterazioni permanenti, sull'estensione degli habitat interessati e nel caso in cui l'estensione degli habitat sia rilevante dovrà essere anche effettuata una valutazione degli effetti sugli habitat dell'interesse. Io ho qui ulteriormente raggruppato le informazioni che avete nel documento di sintesi, proprio perché vorrei riuscire a dare il senso dell'attività che noi proponiamo. Allora, ci sono innanzitutto delle attività propedeutiche, che sono delle attività soprattutto di messa a sistema di informazioni che già esistono. Innanzitutto si tratta di eseguire un censimento delle nuove infrastrutture, almeno quelle già pianificate, che andranno ad essere inserite in una piattaforma GIS insieme agli altri usi costieri e agli habitat che sono sottoposti a profila. Sarà poi necessario mettere a sistema tutte le informazioni che riguardano topografia e batimetria, a partire da quelle che vengono prodotte come compito istituzionale dall'Istituto Idrografico della Marina,
dalle informazioni in possesso delle regioni e da quelle che vengono da progetti nazionali ed europei che negli ultimi anni hanno esplorato con grande dettaglio l'intero Mediterraneo e le coste italiane. Le attività di monitoraggio saranno concentrate prevalentemente nella zona costiera, perché è in quest'area che certamente andranno ad insistere eventuali infrastrutture che possono avere un impatto significativo. Come avete visto anche dalle presentazioni della collega dell'Alta Toscana, c'è già una buona base di informazioni sui parametri chimico-fisici, meteorologici e della colonna d'acqua che viene dal monitoraggio che le regioni effettuano nell'ambito della Water Framework Directive. Pensiamo però che sia fondamentale integrare queste informazioni con altre informazioni come per esempio quelle che si possono ricavare dalle misure in continuo da siti fissi costieri. Nella zona del Ligure Tirreno ne esistono abbastanza, anche se non tutti sempre operativi e non tutti sempre operativi per tutti i parametri, certamente c'è una buona copertura per tutto quello che riguarda i parametri meteo e una copertura sufficiente per quanto riguarda le informazioni sulla colonna d'acqua. Molto importante naturalmente sarà una valutazione del moto nuvoloso, per cui esiste la rete ondametrica nazionale che è abbastanza completa e nella zona di interesse, ma sarà importante anche utilizzare una serie di altre metodiche che possono dare informazioni su ampia estensione, come per esempio i dati satellitari, sia per quanto riguarda la temperatura superficiale, ma anche il moto nuvoloso e i radar costieri, che sono un pochino meno diffusi, un pochino più innovativi, ma che cominciano ad essere disponibili sempre per onde correnti in alcune aree costiere. Come dicevo prima, tutte queste informazioni sono informazioni che andranno ad alimentare e a validare i modelli costieri per fare tutta una serie di valutazioni. È stato ritenuto che un ruolo importante all'interno di questo monitoraggio debba essere giocato all'interno delle aree marine protette, che rappresentano delle aree tipicamente poco impattate da attività antropiche e quindi possono essere il nostro punto di il nostro preferenze. Una seconda parte del monitoraggio, un pochino meno estesa, sarà quella che riguarda invece il monitoraggio dei parametri idrografici a scala di sottobacino. Questa parte di programma è importante perché è necessario caratterizzare i cambiamenti di base. Le zone costiere sono impattate da una serie di attività antropiche che si vanno a sovrapporre però a quelle che sono le tendenze generali del bacino del Mediterraneo. Sto pensando per esempio alla diminuzione del pH, a una serie di cambiamenti sulla temperatura, ma anche alla turbidità e alle correnti. Quindi è fondamentale sapere quali sono le tendenze di base del bacino mediterraneo alle quali si vanno a sovrapporre gli impatti antropici costieri. Naturalmente non si è pensato di istituire un programma di monitoraggio basato su campagne oceanografiche, su della ricerca, perché sarebbe troppo costoso. Ci sono però tutta una serie di sistemi che sono stati messi a punto nell'ambito dei progetti europei e che possono integrare le informazioni che sono necessarie per il programma di monitoraggio nazionale. È possibile effettuare il monitoraggio della temperatura e salinità, per esempio, da navi di prossimità, con sistemi che sono molto meno costosi di quelli della navi di ricerca. Ancora una volta, i dati satellitari sono molto importanti per ricavare una serie di informazioni. Per quanto riguarda le attività considerate per la ricerca, ci sono alcuni siti fissi dove sono già in atto dei monitoraggi in mare aperto di tutti i parametri idrografici di interesse e anche il mondo della ricerca si è dato una serie di priorità e ha identificato alcuni punti del Mediterraneo che vanno monitorati con maggiore frequenza, quindi un coordinamento del programma
programma di monitoraggio nazionale con le attività di ricerca potrà dare un'ottima copertura anche da questo punto di vista. Concludendo, questo è le attività relative a questo settore sono attività che guardano verso il futuro, ma che devono necessariamente essere basate su una conoscenza di quello che è la situazione attuale, ma anche dei trend generali del mar Mediterraneo. Le attività di monitoraggio possono essere in realtà supportate da competenze e infrastrutture che già esistono, che sono state sviluppate in ambito nazionale ed internazionale. Le proposte che sono state fatte all'interno di questo programma sono anche coordinate con tutte le attività che a livello di bacino mediterraneo, includendo i paesi del sud del Mediterraneo, sono state identificate come le aree da monitorare prioritariamente, e quindi le proposte che sono state fatte, oltre ad avere una base scientifica importante, sono anche tali da consentire un'ottimizzazione dei costi. Ovviamente i dati relativi a questo descrittore supporteranno una serie di altre informazioni, perché le informazioni di base sono necessarie per la valutazione di gran parte dei descrittori che caratterizzano la strategia marina, in particolare la parte biodiversitaria, le trofiche, le tabelle. Grazie. Grazie anche alla dottoressa Portanti. L'ultima presentazione, programma 7, rumore sottomarino, la dottoressa Bracci dell'Agenzia regionale per la protezione ambiente toscana. Buongiorno, io sostituisco il professor Mazzola, Salvatore, che è l'ordinatore di questo gruppo. Della forma 7, non ho la presentazione, quindi riassumo brevemente il lavoro che è stato fatto dal gruppo. Diciamo che per quanto riguarda il rumore sottomarino, non abbiamo potuto, non è stato possibile partire da un dato conoscitivo di riferimento. I dati disponibili sono stati considerati sufficienti e non aggregabili, per cui diciamo come dato di conoscenza si parte veramente da poche esperienze non collegabili tra loro, in grado di fornire un quadro esauriente del problema. Quindi è stato definito questo piano di monitoraggio che prevede essenzialmente due sottoprogrammi, uno teso al monitoraggio dei rumori impulsivi di media e bassa frequenza dovuti alle attività antropiche, quali l'inserimento di piattaforme offshore, di impianti elettrici in mare e di altre attività che possono provocare rumori impulsivi di proprietà durata. E l'altro descrittore invece è il monitoraggio del rumore prodotto da diciamo da bassa frequenza prodotto dal traffico navale. Quindi diciamo ha un andamento più o meno stabile, ma mancano anche l'altro di questi indicatori necessari alla istituzione di un registro delle attività antropiche sulla costa, così come le mappe di un indicatore delle mappe di conoscenza del traffico marino. Essenzialmente diciamo il gruppo si è mosso lavorando a una ricognizione di quelle che sono le stazioni disponibili, le stazioni fisse, con la possibilità quindi di valutare l'inserimento di strumentazioni
massima postura, che proprio di rumori queste stazioni, con appunto un programma che prevede quantomeno una stazione per ogni sotto diciamo. Diciamo, non ho altre informazioni di dettaglio da fornire, perché il programma è veramente all'inizio, una vera forza. Ringraziamo anche la dottoressa Bracci, con la quale abbiamo concluso queste presentazioni che abbiamo cercato di rendere più rapide e comprensibili possibile. Quindi io chiederei adesso una discussione sulla base di tutto quello che è stato sentito durante la giornata, sull'importanza, sulla strutturazione, sugli obiettivi e sul percorso che si sta sviluppando intorno alla strategia marina, in particolare in relazione a quanto esposto fino adesso nel lavoro delle piattaforme. Sono qua a prendere eventuali contributi. Bastonate. È un passo importante, essendo una consultazione pubblica, anche da tutto quello che è stato esposto in relazione alla compilazione delle schede, eccetera. Sì, che tempi hanno, digli, che tempi hanno per le schede? Che tempi hanno per compilare le schede? Vengo in aiuto. In aiuto la regione? Vengo in aiuto. Vengo in aiuto per la discussione. Avete visto che ci sono approcci, possono essere approcci di tanti tipi, cioè nella platea ci sono esperti di tipo tecnico-scientifico, quindi ben vengono questioni anche di tipo tecnico-scientifico. Ci sono invece, diciamo, soggetti che più vivono il mare da un punto di vista economico, quindi per cui tutti gli stimoli di qualsiasi tipo è importante che vengano fuori. Noi ci diciamo che diciamo, siccome la situazione è così complicata, l'unica possibilità che abbiamo di tirar fuori uno strumento che veramente funzioni è che ci sia un contributo dal basso, un contributo di tutti, anche un contributo dal basso, dico dal basso ma non per sottovalutare, diciamo, l'importanza dei soggetti che portano il contributo, ma semplicemente così, in maniera figurativa, perché altrimenti rischiamo di parlarci tra noi e quindi diciamo, poi alla fine di non tirar fuori niente, se non un bel lavoro che ci complimentiamo a vicenda di aver fatto, ma che poi non ha nessun significato. Quindi se non c'è questo contributo da parte vostra, penso che il rischio per noi sia molto più elevato, nonostante che tentiamo di non fare così. Quindi insomma, qualche domanda non è male, qualche domanda o qualche contributo di qualsiasi tipo. Lo presento, Michele Magri, poi si presenta da sé, biologo. Buonasera, io... Se vuoi venire qui col microfono... No, tanto penso... Si sente. Io faccio parte di un soggetto privato, quindi forse posso chiedere un aiuto a voi che potete fare il monitoraggio della normativa. Di riferimenti normativi per un soggetto privato che comunque si deve impegnare in un progetto, ad esempio, mi viene in mente la Barbara del rumore, in caso appunto di mancanza di norme di riferimento e addirittura di un monitoraggio, un soggetto privato come si deve comportare? Io ad esempio la società si occupa di ricerca per gli impianti di energia rinnovabile a nuoto ondoso, quindi ci possono essere dei rumori, come ci dobbiamo comportare? Prego. Quello al centro. Mic. Sì. Allora, l'obiettivo effettivamente è anche quello di definire appunto le indicazioni da inserire nella procedura di VIA nel gruppo di lavoro. Dovranno essere previsti specifici atti di gestione di questa materia, anche
indicazioni quelli che dovranno essere gli adempimenti da produrre. Però è vero che al momento l'indicazione è solo di tipo qualitativo, anche il GES che è stato definito è di tipo qualitativo, cioè tutte le attività devono non alterare, incidere in maniera significativa, modificare in maniera significativa i comportamenti delle specie. Quindi è tutto un po' da fare, anche l'istituzione stessa del registro delle attività in mare deve essere istituita con un atto ministeriale che è pronto. Tra l'altro si tratta comunque di un registro che deve tenere conto delle attività, sia cioè deve essere non solo italiano, cioè deve coinvolgere anche gli stati vicini. Sinceramente al momento non abbiamo combinazioni chiare da fornire, anzi diciamo il lavoro parte proprio con la volontà di avere la base line non è ancora definita, quindi c'è ancora molto da fare, è difficile muoversi, però è vero che è un aspetto che va valutato in un'attività offshore, perché è sicuramente produce una variazione dell'ambiente significativa che può interagire in maniera negativa con le specie d'acqua. More question. Altra. Ecco il microfono. Sì, sono Anna Rosetti, sono direttore del Museo Nazionale della provincia di Bormio. Una domanda, dato che comunque quanto capisco il programma che durerà un grande impegno su un buon posto, la raccolta dei rifiuti di plastica, è stato pensato, valutato la possibilità di abbinare anche un censimento, un monitoraggio delle piante, della fauna costiera, non solo uccelli, petti marini e cetacei, dato che ci sono quello molti dati sullo stato delle nostre coste della vegetazione. Quindi ci sono tanti dati di partenza, vedete, riuscire a organizzare anche un monitoraggio di questo aspetto, già pianiamo. Leonardo, se c'è. Mi chiama Leonardo. Leonardo. Leonardo c'è. Scappa. Sì. Mi sento di lanciarmi in una. Sta facendo un'intervista. Allora, la direttiva riguarda l'ambiente marino, quindi gli habitat che vengono presi in considerazione sono quelli marini, però il mio collega che potrebbe arrivare ora di Ispra, che è esperto, dirà che sicuramente esistono delle relazioni tra l'ambiente marino costiero e l'ambiente terrestre, che sono cose che sono strettamente correlate. Tant'è vero che un riferimento forte del monitoraggio è la direttiva habitat e la direttiva oggetti, quindi mi immagino che una risposta possa essere insomma, mi piacerebbe che lui lo confermasse perché c'è questa correlazione forte tra la direttiva, cioè tra la direttiva Mari Strategy e le altre direttive. Eccolo. Leonardo, c'è una domanda per te, ti sei allontanato. Guarda, prendi il microfono, te lo sto dando. Ti sintetizzo poi no, facciamo una domanda interessante. Lei diceva, visto che dobbiamo intermettere questo monitoraggio e il monitoraggio è anche insomma, gli habitat eccetera, poneva una questione degli habitat della fascia costiera intendendo come fauna e immagino flora soprattutto vegetazione della fascia costiera, chiedeva come interagisce questa cosa dentro la mare, se come interagisce dentro la mare strategica. Se non vado bene, già piantiamo un bio, come dato sulla vegetazione costiera italiana, ci sono sicuramente tanti, quindi è una base dati che esiste già che facciamo fatto sforzo, per aver fatto sforzo di andare, finalmente fare una fotografia. Come sta?
bambini vanno, si va a rimuovere la plastica sulle spiagge. Le spiagge sono fatte da dune o da coste rocciose. Niente pietra che già che qualcuno va, oltre a raccogliere la plastica, verifichi se dune. In realtà diciamo che la legge marina è specificatamente legata a quello che riguarda gli avi, le specie, a tutto quello che ha a che fare. Posso stare in primo modo, diciamo, a 180 gradi di cercare tutti. In pratica diciamo che la legge marina è in realtà in quanto tale, adesso non è una logica di razzismo, quello che ha di sopra della linea del peso litorale, però in realtà diciamo per quello che riguarda lo stato delle dune, questo diciamo non è previsto. Si arriva diciamo pratica della fascia, una logica utilizzata per biologia economica, del peso litorale, per cui la fascia diciamo di marea, quella è ancora contemplata, sia per quello che riguarda la parte emersa dei fondi diciamo sabbiosi, per l'incensione di ritornamenti in una logica di Posidonia oceanica, anche le parchette, Posidonia, ci sono due cose l'associazione a livello diciamo di fondo ora forse di è roccia, ideale sia quello che riguarda l'istituzione di alcune specie protette, in particolare della fucina, no? Grosso la pesca, ma è una delle specie diciamo più facili da studiare. La ripartizione del budget c'è già stata, sì, nelle varie, no, ma poi anche quello che riguarda la qualità delle acque, una serie di indici, poi lì sarà il contento, la valutazione che non sulla diciamo sulle percentuali esempio di aree, noi non ce la manco no, piani altissimi, però in effetti la componente flora dunale non è prevista, ma anche diciamo a livello del clima del nord è proprio qualche cosa che la legge marina in realtà è legata alla parte direttamente ai lavori di questa piattaforma e ora sto rappresentando una mia collega. Comunque sì, è stato prodotto un documento come per tutti gli altri, per tutte le altre piattaforme. Gli indicatori individuati sono estensione dell'area interessata da alterazioni idrografiche permanenti, che riguardano la struttura del fondo, le correnti, lo stress sul fondo e una serie di informazioni di questo tipo.
sulla base della estensione dell'habitat che viene prevista da un modello previsionale, si vanno a individuare gli habitat che possono essere interessati da questi cambiamenti. E se c'è una frazione significativa di habitat di interesse che può essere impattata da questo cambiamento di condizioni idrografiche, essenzialmente, come dicevo, correnti, moto ondoso, torbidità, temperatura, si faranno poi delle valutazioni di impatto sull'ecosistema. Si è discusso molto, anche a livello internazionale, di quali fossero le condizioni di background. La risposta che si è trovata è che la strategia marina fa riferimento ad attività future, quindi la condizione di background è la condizione attuale. Non possiamo fare altro che non assumere che la condizione di background è quella che noi conosciamo oggi e andare a valutare l'impatto di nuove infrastrutture sulla base di quello che sappiamo ora. Quello non necessariamente la situazione attuale, ma la situazione di come sta avanzando. È vero. Si può dire che si migliora o si peggiora, ma non si può dire che si ci vuole la baseline. È esattamente così, però non siamo in condizioni di dare una condizione di background che sia valida dal punto di vista generale. Possiamo soltanto valutare delle variazioni rispetto alla situazione odierna. Questo è per me. Sì, buonasera. Gravatori Federico Pesta, quindi Associazione dei Pescatori Professionisti. Volevo sapere se il progetto, almeno per gli aspetti che riguardano più la nostra categoria, quindi pesca e la parte anche che riguarda i rifiuti, quindi di monitoraggio sui rifiuti su fondali marini, il progetto prevede qualche forma di diciamo di partecipazione delle associazioni di categoria, degli operatori del settore, delle strutture che fanno anche ricerca privata, o diciamo è una serie di azioni di monitoraggio che non riguardano questi aspetti, diciamo, di collaborazione. Grazie. Allora, come ho detto, descrivendo il piano di monitoraggio, per quanto riguarda la pesca nasce da una struttura già oliata, consolidata e che funziona da anni, che è quella della data collection. Quindi nella data collection, che funziona attraverso diversi moduli, in ciascun modulo a vario livello c'è già la partecipazione e la collaborazione con i diretti, diciamo, i soggetti più interessati, che sono i primi a monitorare il mare, quindi i pescatori. E quindi le attività che coinvolgono a vario livello, dall'imbarco su pescherecci al campionamento presso mercati ittici e quant'altro, come già stanno coinvolgendo gli operatori del settore, io credo, anche se questo poi deve essere sviluppato attraverso le singole sottounità del monitoraggio, credo che questo coinvolgimento ci debba essere, perché il settore della pesca, secondo me, è imprescindibile che ci sia un coinvolgimento dei pescatori. Quindi, come è stato detto, anche per quanto riguarda i rifiuti, per esempio, una piattaforma di monitoraggio prevede la raccolta di informazioni dei rifiuti attraverso le campagne sperimentali. Ora, prima è stato mostrato che può essere una buona fonte di informazione, ma si tratta comunque, per esempio, per quanto riguarda l'area Toscana, Lazio e Liguria, si tratta di 120 pescate sperimentali all'anno. Questo è una cosa irrisoria rispetto a quanto i singoli pescherecci fanno quotidianamente, quindi con un'attività anche di raccolta e monitoraggio. Quindi penso che sia
fondamentale il coinvolgimento. Poi nelle varie modalità di attuazione ora non lo so dire, perché credo che questo dovrà essere sviluppato successivamente. C'era anche la signora, magari, scusate se interrompo il filo, ma mi sa che ha un po' che chiede il microfono. Interrompo il filo dei pescatori, ma tanto lo riprendete sicuramente. Poi la conosco, quindi so che... No, assolutamente, so che è capacissime di riprendere il filo esattamente nel punto dove l'ha lasciato. Quindi dei progetti che riguardano la strategia marittima.
Investimenti in infrastrutture che sono per esempio credo anche un radar costiero se non mi sbaglio. No, questo è quello attuale.
questo è quello sì, che vuole. Sì, sì. Allora, e quindi cioè, io credo che sono investimenti. Quindi io credo che possa veramente esatto. dare un grosso contributo al programma di monitoraggio, perché quello che, di cui c'è bisogno sono delle infrastrutture che riescano a rispondere ad esigenze diverse e che producano dati che possono essere utilizzati per la sicurezza in mare, ma per esempio per il programma di monitoraggio numero 6 sono altrettanto importanti esatto. e buoni, ed è proprio queste sono le sinergie che andiamo cercando per arrivare ad un'ottimizzazione dei costi e nello stesso tempo a utilizzare dei sistemi di misura che siano sempre più efficienti, per cui sia sempre meno necessario l'impiego di navi da ricerca, ma che allo stesso tempo comincino a rispondere alle esigenze molto vaste di un programma come questo. Quindi secondo me è assolutamente fondamentale coordinarsi. Sono Manuel. Due problematiche molto molto importanti, sia la sicurezza della navigazione, la sicurezza a bordo, ma anche la raccolta dei rifiuti. Hanno degli aspetti diversi. Io vorrei esprimermi prima sulla raccolta dei rifiuti, perché noi come associazioni, già qui a Toscana, già circa una decina d'anni fa, effettuavamo un progetto di ricerca che prevedeva proprio una raccolta materiale di quelle che sono le risultanze della carica. Lo facemmo per una questione strettamente burocratica, perché l'allora Luigi Lupi ci condizionava e non potevamo portare i rifiuti a terra. Siamo riusciti a far modificare la legge Lucchi, però non è cambiato nulla, perché non possiamo portare i rifiuti a terra in quanto non esistono le strutture che la raccolgono e la smaltiscono. Quindi ci siamo preoccupati ulteriormente dopo circa una decina d'anni e abbiamo costruito un LIFE, un progetto con la partecipazione della Regione Toscana, dell'ARPAT, del CNR, del consorzio di raccolta dei rifiuti della Toscana e la partecipazione di oltre 50 imbarcazioni che svolgono l'attività della stessa strascia. Tengo a sottolineare che le 50 imbarcazioni avrebbero svolto l'attività di raccolta e, come si dice, selezione dei rifiuti, e l'avrebbero scaricata in banchina, permettendo così al consorzio, all'ARPA e agli altri centri di ricerca di effettuare le valutazioni opportune. Rilevando tutti i dati, avremmo costruito un database a disposizione del CNR e dell'ARPA, che avrebbero avuto così la possibilità di fare delle proiezioni definite in linee. Le proiezioni mobili per vedere effettivamente se era possibile individuare anche le fonti dalle quali provengono i rifiuti. Tra l'altro ci siamo confrontati con l'Università di Siena ed abbiamo visto che potevamo organizzare insieme una serie di azioni che ci avrebbero permesso di fare ulteriori valutazioni con le microplastiche. Molto importanti, perché la quantità di prodotto che noi mettiamo a bordo è notevole e sono notevoli le quantità di plastica di tutte le specie che mettiamo a bordo. Purtroppo questo LIFE non ha avuto successo, cioè non ha avuto i finanziamenti di cui aveva bisogno. E non lo so se è vero o meno, ma sembra che pur avendo avuto delle approvazioni preventive a livello comunitario, diciamo così che alcune strutture nazionali non lo hanno ritenuto degno di essere portato a compimento. Quindi, come ho detto, noi della pesca conosciamo l'importanza.
importanza di smaltire i rifiuti in mare, la conosciamo da anni e saremo disponibili a collaborare in modo attivo, concreto, reale. Cioè, per noi tirare sulla tavola, scegliere il prodotto, selezionare quelli che sono rifiuti è una diciamo così, disponibilità che ci crea poi un vantaggio, perché molto spesso riprendiamo le stesse cose nelle case successive. Chiudo un secondo, mi permetto di parlare di sicurezza, perché come associazione del Centro di Sviluppo Idrico Toscano, il CESET, abbiamo sottoscritto non meno di 10 giorni fa un accordo con il regionale, che prevede una serie di azioni formative che fanno, che andranno oltre a quelle che sono le normali diciamo così, azioni di formazione che noi facciamo annualmente per la sicurezza a bordo e per la sicurezza del lavoro. Vorrei dire una cosa, nelle imbarcazioni da pesca noi abbiamo addirittura 3 punti di riferimento. In poche parole, l'amministrazione, la capitaneria, sa sempre dove siamo, attraverso l'AIS, attraverso la Blue Box, attraverso il GPS. Quindi sotto quell'aspetto non ci sono problemi di sicurezza. I problemi di sicurezza nascono quando, e purtroppo è già successo, quando a bordo non si rispettano quelle che sono le norme. Io vi posso dire che a bordo del mio peschereccio ho un radar, e il comandante loro confermerà il radar. Quando certe distanze da altri navi diventano non più, ecco, non solo c'è un segnale luminoso, ma anche acustico. È evidente che se io spiego il segnale acustico e luminoso dopo, e poi a letto, dopo la sicurezza. Grazie. Premetto che non sono un biologo marino. Quasi. Lo sto diventando. Volevo, apprezzando l'intervento di chi mi ha preceduto, volevo dire che abbiamo visto crescere dal punto di vista della sicurezza della navigazione negli ultimi anni, soprattutto dal punto di vista professionale, della conoscenza di quelli che possono essere i pericoli di bordo, di equipaggi, dei pescherecci, in particolare dei pescherecci che conosciamo anche per esperienza diretta della Toscana. E dico altresì che concordo anche sul punto che gli esiti delle richieste marittime che svolgiamo a cadenza purtroppo non così rarefatta nel tempo, come lo sviluppo della tecnologia richiamata, Blue Box, AIS, GPS, ci farebbe pensare, ci dicono altresì che la distrazione, la stanchezza, l'essere, diciamo, in quel momento lì, essere a fare un'operazione di pesca invece che un'operazione di condotta e di controllo del traffico, soprattutto a volte anche in ore notturne, può causare delle collisioni, degli incidenti. Fatta questa premessa per sgombrare il campo da quello che è il rimangolo visuale, voglio dire che non rispetto proprio al rifiuto proveniente dal mare o che dal mare, nel mare è finito e che nel mare andrebbe, diciamo, così come c'è finito andrebbe tolto dal mare. Ho anche il ricordo personale in svariate occasioni che tante volte i pescatori sono in occhio, i nostri occhi, magari in zone lontane della costa dove magari noi non siamo per attività, voglio dire, operative presenti, e non sono frequenti le segnalazioni di ostacoli, quindi che costituiscono peraltro anche dei fiumi, di grandi dimensioni. Mi riferisco un esempio banale a un tronco proveniente dall'albero, dalla foce di un fiume che va a finire in mare, che si trova magari a 5, 6 miglia, 7 miglia dalla costa, e il peschereccio ci chiama: guardate che in questa posizione l'attitudine longitudine, questo stato ci permette di fare subito un avviso ai naviganti e di organizzare quella che è l'informazione pubblica, l'informazione nautica conseguente, quindi di migliorare la sicurezza della navigazione.
Però volevo anche dire che veramente i pescatori potrebbero fare tanto. Ora io per relazione mi riferisco a degli strumenti che sono abbastanza leggeri, però di qualche sito ci vuole un minimo di incentivo per questo tipo di attività. Si potrebbe anche ipotizzare, la lancio lì, ripeto, sono un profano, una sorta di questionario di scheda censimento, come si fa per esempio per altri motivi che non hanno, per motivi diversi, con la pesca ricreativa o sportiva del tonno rosso, come si fa per i rettili marini o per i cetacei, per altri motivi ancora. Quindi si potrebbe ipotizzare in relazione alla singola cala, quindi un'attività che si potrebbe fare a livello sistematico, quindi non discreto, ma a livello generale, con le indicazioni giuste, magari facendo un taglio sulla flotta locale minima, e quindi magari da 16 metri in su, da 15, vedere un po' come organizzarla, però dare ai comandanti delle navi, io sto parlando ai comandanti di flotta di nave da pesca, una sorta di questionario, 6 domande, 5 domande in cui in relazione alla singola cala possa lui stesso stimare il quantitativo di rifiuto che lui ha tirato su quella cava, magari come ha detto prima parlando di metodologia correttamente il dottor Serena, no? Quando ci ha detto bisogna anche metterci d'accordo, mettiamo 5 megapixel, ora non lo so se sarà possibile, ma ove possibile, senza appesantire troppo l'attività di questi comandanti di nave da pesca che sono veramente operati nel loro lavoro quotidiano, di fare magari una fotografia e poi trovare l'altra maniera di veicolare anche attraverso l'autorità marittima questo dato. Non lo so, qualcosa dobbiamo inventarci, però questa attività è importante. Io dico, peraltro il peschereccio che rientra in porto e conferisce tutta la materia plastica raccolta insieme alla sua calata non paga nulla oggi, no? Almeno io parlo dei porti che conosco, il conferimento è gratuito, dove siamo noi almeno. Oltretutto la struttura e non raccolta, se non ne sei responsabile. Sì, però dico, quando noi, però oltre ad essere gratuito dovremmo creare un oltretutto minimo incentivo per un fatto collaborativo così importante e un'informazione così importante. Perché non solo si pesca ma si pulisce anche il mare se viene fatto virtuosamente, se no a volte se si trova una cosa strana, io tramite i pescatori abbiamo tirato su delle cose veramente strane dal mare in corso di tempo, ma se uno non ha il incentivo oppure dice ma io rientro in porto ma questo qui è un problema, magari mi arresta anche, come l'ho preso, faccio una provocazione, prendo il pesce e poi mi tiro in mare l'oggetto, sto facendo una provocazione. È vero, quando prendevamo le mine stavamo in mare, sennò dovevamo stare fermi 2 giorni. Ah no. Altre domande? Volevo significasse un'altra possibilità di collaborazione. Cioè, questa dei rifiuti è molto importante, ma i pescatori sono fondamentali. Abeglia, anche collaborazione collega di Serena, dello stato, che riguarda lo stato di salute del pescatore sul mare, perché noi dobbiamo tentare di capire qual è lo stato di salute di questi stock, e per quello c'è bisogno di fare questo monitoraggio. Il monitoraggio, come il nostro collega Sartori diceva, può venire, diciamo, ci sono 2 fonti di dati, una è quella che possiamo fare noi da soli, diciamo, facendo le campagne scientifiche in mare, ma fondamentalmente viene dall'attività commerciale, dall'attività di pesca commerciale. Così come si parla di una lista di oggetti di rifiuti che sono stati pescati cala per cala, si può parlare del pesce pescato cala per cala, perché questa è un'informazione molto importante. E avere informazione non solo di
prospettiva del campionamento dello sbarcato, ma anche l'obbligo di riempire l'ingordo per le catture, è una fonte enorme di informazione che dovrebbe essere sfruttata, e purtroppo la legislazione attuale in Italia non prevede un sistema che garantisca una informazione completa sulla cattura commerciale. Io credo, posso? Prego. Diciamo che la regolamentazione non è italiana, ma è comunitaria. E logbook prevedono la registrazione nel momento in cui c'è una cattura maggiore di 50 kg. Quindi questa è la regolamentazione del logbook. Però c'è la dichiarazione di sbarco, di cui da lì non c'è nessun limite, per cui il pescatore è costretto a registrare tutto quello che vende. E quello è ancora più accurato del logo, perché mentre il logo è una stima del pescatore, la registrazione dello sbarcato, cioè la landing declaration, viene, si passa tutto il soldo sui chili effettivamente pescati, visto pesati nel momento in cui il prodotto passa nelle varie aste o nelle varie piazze. Per cui la regolamentazione c'è e prevede già la legislazione di dati. Quindi, diciamo, a questo punto si dovrebbe mettere in opera una collaborazione con chi ha i dati di sbarco. Il fatto è anche con i dati di dopo, perché dopo ti dà la posizione e tutte le informazioni sull'imbarcazione. Io credo che di strumenti e di attività in essere ce ne siano già tantissimi. Per esempio il sistema della dichiarazione di sbarco, il sistema di logbook sono estremamente potenti per raccogliere una quantità di dati che vanno nettamente al di là di quello che può fare un qualsiasi piano di monitoraggio. Io ho fatto un esempio, una singola campagna di ricerca dà un'immagine di 120 ore di pesca, perché sono 120 cale commerciali, e questo è nulla rispetto alle ore di pesca che fa una marineria di tre regioni nell'arco di un anno. Quindi quanto più riusciamo a sfruttare, ottenere quel monitoraggio che viene fatto quotidianamente per obblighi legali anche dei pescatori, sarà importantissimo. Qual è secondo me, secondo noi, però il compito che deve fare il monitoraggio della Marine Strategy? Deve saper sfruttare, intercettare al meglio queste informazioni senza appesantire o aggravare più di tanto anche di responsabilità gli operatori, ma soprattutto validare. Nel senso, abbiamo questo strumento potente che si chiama logbook, portiamo avanti un piano di monitoraggio integrativo che serve attraverso imbarchi di osservatori a validare quanto e a standardizzare quanto viene dato e viene prodotto quotidianamente dagli operatori. Questo ci potrebbe consentire di sfruttare in maniera standardizzata, in maniera più robusta questi dati, che sarebbero nettamente e in maniera proprio impensabile più potenti rispetto a quello che può fare la ricerca nel caso specifico, per esempio, dei rifiuti, o anche nel caso, come diceva Alvaro, del monitoraggio dello stato dello stock e della cattura. Questo ovviamente è importante. Confermo. Purtroppo dobbiamo essere molto realisti. Quando si tratta di compilare il logbook, sia per una questione di cultura, sia per una questione di linguaggio, sia per una questione di lavoro, come si diceva prima, riuscire a fare formazione attraverso i ricercatori che magari si sta a bordo per un certo periodo è sicuramente vantaggioso. Perché avremo, non
non solo la possibilità di insegnare al pescatore in modo corretto la compilazione del book, perché vi posso dire che quando ci hanno consegnato il book ci hanno messo circa 4 minuti e mezzo per gli spazi. E quindi diciamo sì, il rilevamento dei dati in qualche modo ne risente. Con una formazione adeguata sicuramente anche il pescatore si sentirebbe, diciamo così, molto più considerato. Grazie. Bene. Se non ci sono altri interventi, io lascerei la conclusione a dottoressa Alberti, che oltre a condividere con me le preoccupazioni che l'abbiamo dato fino a oggi, quella che potete fare un po' le sintesi, padrona di casa, quindi conosce bene. Le mie conclusioni sono brevi. Allora, mi sembra che questa discussione sia stimolante molto, soprattutto diciamo una parte della discussione che viene da coloro che il mare vanno tutti i giorni, e credo che la presa, credo tanto che bisogna, come sistema diciamo Italia, bisogna approfittare di tutte le sinergie possibili e immaginabili, perché come diceva prima la collega, bisogna assolutamente che facciamo sistema, perché se no non riusciamo a approcciare il tema del monitoraggio. E la presenza, credo, del MIPAF al tavolo, tutti i tavoli, anche il tavolo tecnico, diciamo al tavolo tecnico ministeriale, ma anche poi qui come esperto tecnico dei gruppi di lavoro, garantisca questa possibilità di sinergia con il mondo della pesca. Quindi diciamo tutte queste cose devono essere in qualche modo attivate, come devono essere attivate le risorse europee per poter mettere in piedi qualche cosa diciamo di concreto. Quindi bisogna cominciare anche lì con le risorse europee, bisogna cominciare diciamo a non parlare quasi più di sperimentazione, ma cominciare a parlare di attuazione, perché se è possibile parlare di attuazione bisogna che ovviamente il quadro nazionale sia un quadro più concreto. Piano piano credo che ci stiamo arrivando, quindi in questo modo se diciamo chi partecipa al progetto europeo sa qual è il quadro nazionale, ci si inserisce in termini di attuazione invece che di semplici sperimentazioni. E infine, niente, ultimo invito, riempite il questionario, il Ministero della Toscana vi dà un voto in funzione di quanti soggetti hanno riempito. No, beh, a parte gli scherzi, io credo sia veramente un'opportunità questa. Se vi trovate un po' stretti sul, diciamo, i punti e i temi, vedete che sotto ogni punto c'è un campo note, secondo me lì potete scrivere di tutto. Potete scrivere di tutto, credo che sia importante, perché penso che veramente gli stimoli, lo dico per